sono stati finalmente portati in superficie quasi tutti i corpi dei passeggeri morti a bordo della nave da crociera Costa Concordia, recuperati grazie all'incessante impegno e alla grande professionalità dei sommozzatori, dei vigili del fuoco, della Marina Militare e della Guardia Costiera, i corpi di Vincenzo e Alfonso, i due umili pescatori affondati assieme al peschereccio Giovanni Padre, speronato dal cargo Jolly Grigio, continuano a giacere in fondo al mare al largo delle coste dell'isola d'Ischia. Per loro, onesti e instancabili lavoratori del mare, sino a questo momento non c'è stata nessuna istituzione dello Stato che abbia voluto recuperarli. E così giacciono ancora a 450 metri di profondità. E questo perché si tratta di due umilissimi e onesti lavoratori. Infatti, se al contrario si fosse trattato dei corpi di potentati politici ed economici appartenenti alla casta della nostra società, Vincenzo e Alfonso sarebbero stati riportati in superficie a poche ore dalla tragedia. E invece no, perché per lo Stato è troppo onerosa la spesa del loro recupero, che ammonta a circa 400.000 euro, un capitale di inestimabile e insostenibile valore economico per una famiglia lavoratrice, ma certamente una cifra a dir poco irrisoria per uno Stato come quello italiano, che non si fa scrupolo di sperperare i soldi della collettività per investirli in missioni di guerra o per l'acquisto di cacciabombardieri per un valore complessivo di miliardi e miliardi di euro. Una vergogna senza fine se si pensa che in Italia le masse popolari e i lavoratori vengono tenuti in considerazione solo quando vivi e vegeti devono essere economicamente salassati attraverso tasse, imposte e manovre economiche da autentica macelleria sociale, mentre quando accade loro una tragedia non c'è politico, istituzione o autorità a cui importi la nostra sorte. Ed è proprio il caso di Vincenzo e Alfonso, che dopo quasi 8 mesi non hanno ancora avuto la possibilità di ricevere una degna sepoltura. Che vergogna!